Eccoci qua, belli siete, buonasera, buonasera a tutti, buon sabato, bene, sta iniziando la partita, ragazzi, bentornati qua sul canale dal vostro amico Nike, qui nella casa del pane ballù, nuovo video per voi, live reaction, sta iniziando la partita, vi dico subito le formazioni, ragazzi, Tatarusano in porta, Kalulu a destra, Kjaer e Gabbia in mezzo, non ce la fa neanche Romagnoli, Teo Hernandez a sinistra, Kessi, Tonali a centrocampo, Saelemaeker, Diaz, Leao, dietro Ibrahimovic. Bene, dai ragazzi, sì, ci mancano i centrali, però cerchiamo di fare la nostra partita, di stare attenti, questa Fiorentina è rimaneggiata in difesa, dobbiamo fare gol e cercare di non subirne. Perciò, forza ragazzi, e bene, bene, ragazzi, fatemi ricordare, visto che sta iniziando, prima che inizia la partita, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui miei nuovi contenuti, ragazzi, mi raccomando fatelo, aumentiamo sta community e belli siete, come dico sempre, divertiamoci. Bene, sta iniziando, ragazzi, partiti! Bello! E tenete! Fuori gioco! Sempre fuori gioco, ma si vedeva che era fuori gioco. Probabilmente leggermente oltre. Vediamo. In diretta è sembrato così. Sì, vabbè, però cazzo, minchia, ma guarda, tio, è sempre, sempre in fuori gioco. Che palle, oh. Come dire, sparigliato della situazione che dicevo prima, no? Palla centrale, vai, dai, palla, buona, 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 vai, 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 torna. Questo è buono, vai, Leo, è roba tua. No, non sei solo. Tira, no, porca miseria, ma perché? Bravo, vai, vai, Saelemaeker, vai. Allarga, allarga, allarga su. Bravissimo! No! Ma prendi la dietro, ma sta dormendo! Ma l'ha fatta scorrere perché non l'ha presa lui! Fa 4 calci d'angolo in un minuto. Ecco qua, l'aspettavate la papera di Tatarusano? Eccola qua! Eccola qua la papera, l'aspettavate, eravamo tutti lì ad aspettarla, l'ha fatta! Così siete tutti più felici! Bravi! C'ha la palla in mano, ce la fa scivolare, ma io veramente, ma io non ci posso credere! No, ma quel coglione lì cosa stava coprendo? Ma poteva spazzare Gabbia, ma che cazzo fa? È stato fermo! Ma poi il problema è che è andato anche addosso io! Ma no, ma è stato fermo, ma è proprio scemo! Ma ragazzi, ma non se ne... di tre non ne hanno fatto uno! Tra il portiere Gabbia e Ibrahimovic, ma io veramente non ci posso credere! Ma Gabbia è andato addosso a Ibra, non l'ha fatto muovere! Cioè il portiere gli scappa la palla, invece di rinviarla la vuole coprire, ma coprire da chi? Sì, vabbè, ma se tu vedi che il portiere gli scappa, la rinvii, no? Cosa fai così? Ha fatto così per far cosa? Ha fatto così, sbagliando più... Adesso abbiamo già capito tutto come funziona, dai. Ecco qua, mo si inventa pure qualcuno qualche gol della domenica. Aspetta, Kalulu, aspetta! Ecco, adesso inizia a sbagliare passaggi, ma io non lo so, ma tanto quello non deve giocare. Sto deficiente di Gabbia qua, sto deficiente, protegge la palla da chi? Il portiere ha sbagliato, buttala via e basta, dai un altro calcio d'angolo. Questo è fuori gioco pure questo. Tira, Tonà! Mamma mia! Intanto questo è quello che l'anno scorso che allenava lo Spezia, ci ha fatto un culo così e oggi ci farà un altro culo così. Bravo italiano, fai due partite all'anno. Lì si dice
Ma cosa ci fa Salem e Kerr? Io non capisco cosa ci fa la Salem e Kerr, non riesco a capirlo. Non è una fascia. È giornale, sì, è una fascia, guarda. Vai, Zlatan, tua! Se l'aspettava il cross, mette tutto lo small. Spazza la palla, no? Lo protegge da Ibrahimovic, la protetta. C'era Ibrahimovic, la protetta da lui. Oh, passi il pallone! Oh, e va indietro! Sono tutti da una parte. Dai, ma che cazzo di cross è questo? Ma non può prenderla con le mani, scusa. Ma guarda con chi stiamo perdendo, se non fa quell'errore lì questi non arrivano mai in aria, ma dai, ma va, che ha fatto battere 4 calci d'angolo a fila anziché dargli il quinto. Protegge Gabbia, protegge, ha protetto la palla da Ibrahimovic. Ma vai a cagare, errori elementari. Vai Calulu, non c'è niente, vai. Vai Leo, non fare cazzate Leo. Mamma mia, l'ho deviata in angolo, pazzesco. Comunque Brian Diaz è un mamma mia, che nervoso che mi fa venire. Guarda Saponara, va. Io mi ci mi sarei giocato i coglioni. Saponara, che lui prepara, poi fa così. Lui fa 2 partite all'anno e fa gol sempre contro il Milan. Sì, sì, siete tutti più felici, bravo. Poi non ho capito dove era Tatarusano, perché era così fuori dalla porta. E non è mica sempre Fest che finisci 2-0 e poi vinci 3-2 secondo tempo. La partita è finita. Non la pareggi neanche più. Che non la pareggi più. Bello, bello. Finito il primo tempo. Ciao ragazzi, è iniziato il secondo tempo. Va, speriamo in bene, ma sono un po' demoralizzato adesso. Non è che è il Verona qua adesso. Con Messias, con Giroud. Perfetto. Fuori! Rimessa al sta continuando a sbagliare però. Questo era buono, non velocissima la non è fuori gioco, perché fuori gioco forse Ibra, ma non Leao, la prende prima Leao, gliela passa. Ma questo però mi sembrava male. Ma no! Ma cazzo! Ma basta sbagliare gol! Ogni volta che vai avanti è un'azione da gol, dai. Come si fa a non far gol a questi qua che sono proprio dei brocchi? Oh. Cioè è iniziata da 5 minuti, la partita ha già fatto 4 azioni. Dai, ma la Fiorentina non si può vedere in campo, dai. Questi qua oggi ti vincono una partita che nella loro vita non avrebbero mai dovuta vincere. Ma dai, ma veramente, ogni volta che vai avanti è un possibile gol, ma che cazzo, veramente, allora vuol dire che proprio... La prima, eccolo qua, ciao. Io veramente ragazzi faccio fatica proprio veramente, è pazzesco questo, il mondo del calcio è pazzesco. 3-0 della Fiorentina, la Fiorentina ha fatto 2 tiri in porta, 3 gol, con 2 tiri in porta ha fatto 3 gol. Una volta che l'ha mollato Kiar, è andato Gabbia su di lui, l'ha perso. Ma va, andate a cagare va. E noi stiamo giocando tra me, cioè come se fossimo con vantaggio noi. Ah.
ogni volta che vai lì e fai un'azione a gol ti mangi gol e questi fanno tre gol, ma va, andate a cagare, andate a fare il culo, va. Guarda cosa fanno questi qua, guarda cosa, ma tu renditi conto, stai giocando con una squadra di Bardi elementare perché gli ha passato il difensore la palla Ibrahimovic. Ma non c'è niente, qua si è buttato, qua non c'è neanche fallo. Chi è che l'ha fatto? Sempre lui? Doppietta? Beh no, aspetta che qua prima non voglio che magari lo annullano. Bellissimo! Dai! Perché non ha tirato Messi adesso, scusa? Ma è davanti alla porta! Dai, dai, Leo! Dai, Leo! Fenomeno! No, ma mettila, Leo, a un certo punto basta, non puoi dribblare tutta la squadra! Nico Gonzalez, io cambierei ma il portiere dov'è? Il portiere, ma perché è sempre fuori da Tarzano? Se non avessimo avuto Kier con questa partita, ciao bro. Io cambierei Andrea Gabbia, non abbiamo successo della partita, va a... Sono tutte situazioni che gli dai modo loro per spezzare il ritmo, rallentare la partita, perché vedi, giustamente loro... Tra l'altro calcio d'angolo, io veramente, non capisco... Al primo tempo la stessa cosa, quattro calci d'angolo fino a quando non abbiamo preso il gol. Poi è allucinante. Se avesse messo il piede era gol. Parla loro. Teo, vai sempre a rischiare. Noi non saremo mai una squadra vincente per colpa di sti pezzi di merda, dai. Andate a fare in culo. La palla è nostra, andate a fare in culo, basta. Fare un'entrata così, fare il dribbling lì, ma è proprio mongoloide. Andate a fare in culo. Per poi sentirti il cronista che urla, Vlahovic! Ma va, siete delle... Tanto è solo perché questo allenatore qua l'anno scorso allenava lo Spezia e ti ha fatto un culo così quando sei andato là. E quella è la storia del calcio, che doveva vincere anche oggi, basta. Tu potevi giocare quello che volevi. Lui doveva vincere perché questo allenatore deve vincere contro di te. È segnato nel calcio, è diventata la tua bestia nera, perciò così sarà. Ogni volta che lo incontri non sarà mai una partita facile. 80 azioni, non segniamo, quelli hanno fatti uno, hanno fatto 4 gol. Un'azione, 4 gol. Krunic, testa. Adesso Teo Hernandez. Prese il pallone. Poi l'assist, secondo palo. Ancora Ibrahimovic, testa, attraversa, benvenuti. La mette dentro. 4-3. Oggi sta partita doveva finire 9-0, perché questa non è una squadra di calcio. Cosa fai così? È finita, ragazzi, 4-3, è finita, meritata, abbiamo perso in maniera meritata. È vero, abbiamo tirato in porta 600 volte, però abbiamo comunque fatto 3 gol. Se ne subisci 4, ragazzi, è giusto che tu perda. Stop, non si può. Se tu fai 3 gol e ne subisci 4, hai perso la partita. Non si può andare oltre. Perciò meritata, anche se 3 ce li siamo fatti noi dei 4 gol, però è così. Abbiamo meritato di perdere. Bene, ragazzi, io vi auguro una buona serata. Se vi è piaciuto il video, mettete un bel like, cerchiamo di tirarci sul morale. Vediamo come si mette domani con le prossime partite. Ciao ragazzi, buona serata a tutti.